Buongiorno a tutti. Stavo cercando i miei occhiali come una pazza, perché li appoggio un attimo qua, perché puntualmente io mollo le cose in giro per casa e non le trovo. Ditemi che succede anche a voi, soprattutto con il cellulare. Lo appoggio sempre in posti diversi e tutte le volte impazzisco a trovarlo. Lo so, è un po' che non ci vediamo. Ho deciso appunto di vloggare oggi perché c'è anche Ricky con me a casa. Stamattina giornata super super produttiva, perché abbiamo fatto un po' di mega pulizie che io da sola dopo un po' non ce la faccio più e annaspo a respirare. Qui c'è Nalina che vi saluta. Eccola. Piano, no, qua no. Piano. Bacini. Siamo da soli e ci siamo ordinati il McDonald's. Tra l'altro in tantissime mi avete chiesto di fare l'eating sound McDonald's, però oggi non riuscirò a farlo, magari poi quando partorisco, perché penso che poi non lo prenderò per un po'. Quindi comunque faremo una sorta di video in cui mangiamo con voi, anche Ricky me l'ha detto, facciamolo. E quindi insomma mangeremo in vostra compagnia appena arriva, perché abbiamo ordinato un Glovo, perché qua a Torino non lo fa direttamente McDonald's, ma c'è Glovo che consegna McDonald's, quindi ne abbiamo approfittato e abbiamo preso qualche cosina, anche perché avevo un coupon, uno sconto da usufruire entro 8 giorni, quindi ne ho approfittato. E niente, adesso aspettiamo che arrivi il corriere, speriamo presto perché ho una super super fame e ci vediamo tra poco. Allora, noi abbiamo un McDonald's che è aperto da pochissimo, che tra l'altro quando ci vai di persona, adesso come vi dico sempre, noi non andiamo spesso al McDonald's, ci siamo andati una volta che ho fatto il vlog, è aperto da pochissimo quel McDonald's, è nuovo praticamente, sarà 6 mesi che è aperto, pochi mesi. Tutte le volte che capita che ordiniamo tramite Glovo, che Glovo non c'entra niente, a questo McDonald's, che l'ordine appunto arriva tramite questo McDonald's, puntualmente manca qualcosa. Adesso sta tornando, cioè gentilissimo il ragazzo è andato a prendere la Coca-Cola che mancava, perché ce ne hanno mandata una anziché due. Ciao a tutti! L'altra volta, questo è il ruggito dell'orsetto che brontola. E l'altra volta, un po' di mesi fa, avevamo ordinato tutti e tre, c'era anche Federico, e non avevano portato le Happy Meal per lui, cioè quindi ero incazzatissima perché lui ha mangiato poi dopo, quindi... No, si era mangiato il mio panino. Si era mangiato il suo panino, poi non sapevo neanche che sarebbero tornati con le Happy Meal, quindi alla fine lui è rimasto senza panino. Cioè, un disagio unico, ma non è colpa di Glovo, è colpa del McDonald's, ma dettagli. Comunque è arrivato, è qui. Mangiamo, prima che viene freddo. Noi di salse schifettose ne mangio, io particolarmente ne mangio. Ma San Pietroburgo, per essere fine, tra la maionese, il ketchup, la salsa barbecue, la BBQ, insomma l'unica che vanno a mangiare la senape, quella che l'unica che ci fa, ma poi pure piccante, cagare i panini, anche se sono un po' più freddi va bene, ma le patatine, poi cioè quando vai al McDonald's li riempiono fino qua, quando te li danno da portare a casa, no, guarda, tu no, guardate, non puoi fare il mukbang con noi, no. L'ho detto bene. Come hai detto prima? Non c'è. Mucchiamo. Non può spilarci con il trasporto a casa. Oppure se li rubano chi ci riporta. Era chiuso con l'etichetta. Un buchino lato. La coca? Qua. L'unica coca? È tua. E mi arriverà tra poco. Ce la smezziamo e l'altra ce la smezziamo, quello è il problema. Oh, vabbè. Anche perché guarda, già cosa hai fatto? È acqua. Sì, vabbè. Però. Cibo. Ci stai? Dove sei?
Sempre qui, non me lo so spostare. Perché ho sempre voglia? Che sta supplicando un pezzo. Ma la farei vedere, sta così. Per favore. No, no, no. Non si può. Sembra fatta apposta, boh. In queste cose, no? Cosa dovrebbe dire? In che senso? No. Nel mukbang? Sì. Niente. Fai finta che non ci sia la videocamera. Chiacchieriamo tra di noi. Scusate. Cosa si fa nei mukbang, ragazzi? Scrivetelo nei commenti. Anche perché da youtuber è lei. Si mangia in compagnia. Così loro, quando mangiano, e magari sono da sole, guardano il video e si sentono. E magari stanno mangiando il minestrone, vedono noi che ci mangiamo il McDonald's e ci prendono a maledizioni. E vabbè, oh. Faccio una prova per vedere se è minimamente salvabile. Ma la senape è la senape, a me non piace. Sentire quell'odore. Nala, no! L'unico punto a favore, visto che anche a me la senape... Mentire. Non piace. Però magari... Ma però è piccante, ma però. Ma però. Oh oh. Che è piccante. Com'è? Schifo. Orribile. No! Non tiene il sacchetto. Hai dove? Dritta. Adesso scrivo nel gruppo Facebook, lo regalo. Due vasettini di senape da regalare. Già. Schifo. No, schifo non si dice. No, schifo no, però... Non fa per noi. Il senape proprio non ci piace. Forse così è meglio, vero? Un po' più lontano. Vabbè. Ma se... Ti ricordi quando siamo andati lì? Che c'è... Straripava, era tutto sceso sul vassoio, talmente mamma mi ha messo patatine. Invece adesso... Buh. Fanno passare la voglia di ordinare la casa. Abbastanza, però vabbè. È che non ce l'abbiamo così vicino. Io adesso camminare evito, perché mi vengono delle contrazioni un po' violente. È difficile. Io invece potrei andare quando voglio. Tu sì. Meglio che muoio il bancomat a casa allora. 7.000 euro. Vedi, amore, una volta ci smezziamo l'altra, poi perché tanto mi viene sete anche dopo. È sceso che è una meraviglia. Sì. Non fa bene la Coca-Cola. Però 2 giorni che avevo voglia proprio di Coca-Cola e ghiaccio, che non avete idea. Tanta roba. Avevamo una fame pazzesca. Sì. Anche perché oggi che sono a casa, ho, tra virgolette, iniziato a fare dei lavoretti. E quindi si era aperto lo stomaco. Lo stomaco. Il bacino d'utenza che tale possa definire. Avete mai visto il gatto di. Il gatto con gli stivali? O gatti? No? Si chiama? Non Garfield. No. Quello che fa gli occhioni. Di Shrek forse. Sì, dato come si va. Un ale in questo momento è uguale. Ecco, mi è caduta una briciola di patatina. No, dai, non c'era qua la monnezza. Anche qua. Quante monnezze abbiamo? Due monnezze.
E allora manca una roba. No. Ah no, è lì. Allora. Questo è mio. Big Mac. Senza insalata. Senza insalata. Io ragazze. Lui si scassa. Ma boh. Il gran crispy and bacon. No, non ci posso credere. No, ragazze, io sono scioccata. Manca una fetta di carne. No, ma no. Manca una fetta di carne. Cioè, il panino, no, mi pare giusto così. Ma lo fanno... Ah, no, aspetta, è qua la seconda. Ne hanno messo due insieme. No, vabbè, ma non ce la possono fare. Dai, mi aiuti un attimo. Prendi sta fetta. No, vabbè, cioè... No, ragazzi, io sono sconvolta. Questo è sconvolgente. Pubblicità nera al McDonald's. Cioè, ma... Però manca il formaggio. A te c'è tutto, no? Solo per sapere. Sì, fatti proprio... Cioè, quando vai lì fanno dei panini spettacolari e poi li ordini a casa, li fanno proprio... Si vede che non ci mettono nessun tipo di impegno. Sarebbe davvero da riportarli. Avessi un minimo più di voglia. Perché in realtà tra 40 minuti mi devo vedere con un mio amico e gli devo dare una cosa. E quindi non ho voglia di perdere tempo, andare lì e fare un minimo di casino. Perché quando mi ci metto sono molto molto bravo. Però... E oltre il danno la beffa. Guardate cosa ho trovato. L'ordine. Due Coca-Cola. Dove stanno? Big Mac senza insalata, stavano per farlo anche senza carne. Vabbè. Beh, ti dico. Questo è dopo. Preferisco rubartene metà adesso il pesto. Ok. Perché questo è più buono. No, ho fatto bene a lasciare il cetriolo. Perché mi andava oggi. Sì. E a me il cetriolo non piace. L'unico modo in cui mi piace è nel Big Mac. Non so perché. Aggiunto un'altra cosa. Tuo. Con il cetriolo. Però ditemi che anche voi quando mangiate schifezze insieme al vostro compagno, vostra compagna, che sia, fate questi scambi, quindi ti do mezzo Happy Meal per la metà del Big Mac. Vabbè, quel panino l'abbiamo preso da dividere in più. No, vabbè, però io parlo in generale. Vi prego, ditemi che lo fate anche voi. Ma sicuramente, dai. Non è una cosa così strana. Ha fatto bene a invertire l'ordine. Più buono questo di questo. Sì? E beh, quello c'è il bacon. Nala no. Vai a cuccia. Sta soffrendo come una mamma. Perché non mi danno niente, cattivi. Lo facciamo per il tuo bene. Poi tu hai già mangiato, tra l'altro. Quanto è buono, mamma mia. Scrive, ma che ciuffo c'ho? Sai la prossima volta cosa possiamo fare? Più che un video così, una diretta. Che così riusciamo a interagire. Ma poi devi leggere i commenti, non riesci a mangiare. Scrivetemi nei commenti se appunto andate ogni tanto al Mac il vostro panino preferito. Sì. Magari c'è qualcosa che non abbiamo ancora mai provato. Per me è un po' difficile, però. Ma molto semplicemente perché prima di questo lavoro, o meglio, prima della sede di questo lavoro dove sono adesso, per orari e per pausa non potevo fare altro perché non avevamo un frigo, non avevamo un microonde, non avevamo un cavolo per essere fini dove poter mettere le cose, dove poter un minimo mangiare decentemente. E quindi c'era il McDonald's a
un secondo, uscivi, ti prendevi una roba al volo e ah, beh, sì. E quindi penso di averti provati tutti e forse anche quelli che ancora devono uscire. Esagerato. Arrivano i calci perché la mia voglia è stata esaudita. Ragazze, quanti vlog fa vi ho detto che avevo voglia di Big Mac? L'ho tenuta fino ad oggi. Se ogni tanto ci vedete guardare verso di là e ridere è perché ci sono i Simpson e ci stiamo scassando. Oddio, sono già piena. È un giorno a settimana io di riposo. Me li godo. Cosa, i Simpson? Sì. Mi godo i Simpson. Il problema è che poi hanno levato tutti gli altri. E Griffin? Non ci sono più. Futurama? Non c'è più. Solo questo? American Dad? Non c'è più. Adesso l'unica cosa che c'è, ci sono due puntate di Simpson. Grazie. E poi The Big Bang Theory. Big Bang Theory. No, vabbè, ma di cartoni dicevo. E quindi che li ho già visti tutti, anche quelle puntate. Vabbè, anche i Simpson. Queste sono nuove. Queste sono nuove. Mi lascio attenti cosa si dice. Non confondiamo la popò col cioccolato. Abbiamo praticamente finito, adesso Letizia arriva con la Coca-Cola dimenticata. Meglio. Beviamo così Coca-Cola. Buono anche questo, questo è il cheeseburger, mi pare. Cheeseburger. Però il Big Mac è più buono. Double cheeseburger. Praticamente vedi che qua c'è. Ti hanno visto? Vedi che qua c'è due fette di carne. L'hanno fatto a cheeseburger, poi detto no, è un Big Mac e ci hanno ficcato una fetta in pane in più. Solo aggiusta poi chi cioè. Sono rimasta malissimo, meno male che era sotto la carne, perché altrimenti mangiare due fette di pane vuote. No, io ero già pronto a chiamare. Però secondo me c'era anche la fetta di formaggio sopra. E l'hanno dimenticata quella, perché non c'è solo la fetta di carne. No, e il Big Mac è due piani uguali. Sì, ma in teoria. No, c'era sia sopra che sotto. No. Sopra era solo pane e la fetta di carne l'abbiamo messa quella sopra. Quella che ho alzato nello strato sotto. Nello strato sotto. Ma anche sopra doveva esserci. Era attaccata. No, era si una. Era attaccata al piano sotto, no? L'ho vista? Vabbè, comunque sono. Cioè. Inquietante. Ok, adesso passiamo al cibo, vero? Era l'aperitivo questo. Non arriva altro. La Coca-Cola che manca. No, lo so. Ho finito, cosa ti devo dare? Ho finito, per modo di Dio. Mi sto scoppiando. Io ci sono. Io sono. Un dinosauro sei. Eccola! Raccontagli della fetta di pane. Chi è? Chi sarà? Non pienissima, però cioè sto bene. Veramente buona. Non era super caldo però. Sta dicendo. Ma la Coca-Cola è finita. Ci hanno regalato qualcosa. Ciao, grazie. Buon lavoro. Simpatico sto ragazzo. Bravo. Cosa ci hanno regalato? La faccia da paragnosta vale sempre. Che paragnosta, è il nostro diritto, abbiamo pagato.
No, vuol dire che comunque hanno leggermente, non mi si vede, non ci sono. Sono perché sei andato via? Sono una voce morica. Ah, se l'ho donata. Cosa ci hanno regalato? Per il disguido. L'altra volta non mi ha regalato un Nusa. Le crocchette. Al Nusa e guarda. Quelle che volevo prendere. Già. Attento che nel bordino è pieno di coca. Stavo giusto dicendo, no, è finita la coca, non trovo più il bicchiere, l'avevi finita? Sì, l'hai finita tu. No, tu. No, tu. No, tu. No, tu. No, tu. 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 Bene, caldo. Peccato che non abbiamo la salsina giusta. Ah, non ci ho pensato a dirlo. Ah, sì. Ah, sono pure da 6, valgono 4 euro. Direi che... come minimo. Io prima ho detto che l'ho pienissima, vabbè, non si può, io... No! Mi sacrifico, io che avevo detto che avevo fame. No. Che buone. Sono belle calde. Simpatico. Non so perché, mi ricorda tanto una balena. Super balena. Ok. C'era con le balene lui. E la balena che esce da là, sfiata, e torna giù. Ecco, che fine fa la balena. E perché quando ci sei tu rimborsano sempre in qualche modo, c'ha una fortuna sto uomo? Cioè, quando capita a me che sono sola, una volta l'avevo ordinato, che ero da sola, cioè che lui non c'era, non è che ero da sola, boh, niente, ho dovuto discutere 2 ore, mi sono dovuta arrabbiare, perché comunque non sul discorso lui. No, ma adesso hai trovato comunque il fattorino che era italiano, io ho trovato fattorino straniero, non capiva niente di quello che dicevo. Beh, per carità, ma poteva essere pure dell'Uruguay. Ma sarebbe andato a prendere comunque la cola. Ma anche l'altro era poi andato, però ci ho messo, cioè, tempo che sono riuscita a farmi capire. È diventato tutto freddo, quindi mi sono nervosita. No, ne ho già mangiato 3 io. No! Sì, è per ma tu eri piena? Ma non lo sono più, è tranquillo. Ma c'è il naso. Già ho rubato il naso. No, vabbè, ragazzi. Oddio! Dai, l'ultima. Mia! Ma ci sono rimasta male. La tua faccia è stata impagata. Questo per l'ASMR fa crunch crunch. Sì, anche lì. Ma io no, ci ho provato. Ma so che? A sentire, a guardare un video ASMR. Ma amore, tu ti addormenti con i miei vlog. Cosa guardi l'ASMR? Esatto. Cioè, dove la coca? Io sfioro. Coca. Calma, respira. Io sfioro il cuscino e crollo. Nel vero senso della parola, ma non è perché... Amore, lei mi stimi un tipo vlog. Dai, ce lo guardiamo. Faccio partire. Sì, peccato che lo fa dopo che ho fatto 12 ore di lavoro o al mattino appena sveglio. Ma sì, scherzo. Sì, sì. È normale, sti maschi vogliono vedere robe più d'azione. I miei vlog non è che sono film thriller. Ma non è quello. Scegli degli orari più decenti. Mi dai calcioni! Le sono piaciute anche le crocchette di pollo. Bene. E vi siete viste anche il pranzo. Tac. Tac. Mi chiedete sempre i vlog lunghi e questo giro vi beccate il vlog lungo. Yes! Sa! Sa! Mi sa che dopo vi porto con me a vedere. A fare la commissione. Il mio amico sfortunatamente è dovuto già scappare. Siamo rimasti proprio 5-10 minuti massimo perché ha avuto un imprevisto.
Quindi adesso vado a comprare due cosine per quanto riguarda il poter io continuare il lavoro in casa. Madonna mia, quel Mac mi ha un po' stroncato, sono sincero, anche se ero tentato di fare lo scherzo a Roby, visto che ci siamo incontrati praticamente davanti al Mac, e quindi prenderne un altro almeno per finta, perché è due ore che gli continuo a dire ma io ho ancora un po' di famotta, e lei mi continua a dire smettila, finiscila, dacci un taglio, perché giustamente un panino e mezzo più le patatine più la coca e basta. Semplicemente che era troppa roba. Detto questo, adesso appunto vado al ferramenta e poi voglio passare un attimino come al mio solito a sbirciare nel negozio di videogame, che tanto ne ho uno dietro casa e è abbastanza buono come, sia come servizio sia come qualità di giochi. Commissione fatta, preso tutte le cosine, adesso sto tornando a casa. Volevo andare a fare un salto, comunque stavo dicendo, volevo fare un salto al negozio di videogiochi, ma era ancora chiuso e apriva alle 4 praticamente, quindi ho lasciato perdere. Adesso vado a casa, mi relax un pochino e poi mi spiccio ancora, che ho da sistemare un paio di cosine. Non c'ho voglia, mica nervi, non c'ho voglia, non c'ho voglia, non c'ho voglia. Schifi, come si dice dalle mie parti, per essere fini ed eleganti. Piccolo salto temporale perché ci siamo un po' rilassati dopo che Ricky è tornato e poi ho continuato alcune faccende. Vi volevo far vedere un paio di, magari me lo porto di là, un paio di acquisti per la piccola Alessandra che ora vi mostro. Mi appoggio qua, almeno sfrutto la poca luce rimasta perché sta già tramontando il sole, sono le 5 meno un quarto. Allora, aspettate che mi organizzo. Allora, ho trovato una super offerta su Amazon e ho preso lo sterilizzatore per i biberon ciucci da utilizzare con il microonde, sfruttando appunto il fatto che noi abbiamo il microonde. Ho preferito questo qui, un po' più piccolino invece di quello elettrico, e sterilizza in modo pratico ed efficace, 99,9% dei germi domestici nocivi, ed è super veloce perché ci mette solo 3 minuti, quindi in caso uno abbia finito tutti i biberon a disposizione in 3 minuti te li disinfetta, quindi super top. Poi, quindi non sto ad aprirlo, tanto è come lo vedete in foto, un semplice contenitore per biberon e ciucci. E poi l'altro giorno i miei mi hanno accompagnata da Chiavi e ho preso appunto, finalmente ho trovato la camicia da notte che l'ospedale richiedeva, proprio tutta con i bottoni lunghi fino al fondo, quindi apribile diciamo sul davanti per il momento del parto, quindi ho preso questa qui. Purtroppo non c'erano tante fantasie e poi è abbastanza, cioè non è super leggera, è abbastanza calda, perché se ricordo bene 6 anni fa in sala parto faceva freddissimo ed era luglio, quindi penso sia un discorso di germi e batteri, proprio tengono quelle temperature lì. E quindi insomma ho preferito una cosa un pochettino più più calda, ecco, tipo non so che materiale sia, ma tipo un caldo cotone. E niente, quindi è fatta così. Adesso con una mano faccio un po' fatica, poi dopo ve la mostro meglio. Poi ho trovato i reggiseni per l'allattamento, ne ho presi due, erano in offerta, conveniva la confezione da due. E poi mia nonna ci ha regalato un po' di cosine per Alessandra, che adesso giro la videocamera e vi mostro. Allora, ci ha regalato le moffettine, credo si chiamano, sì, le moffette, le moffette per le manine, che scemo, una con scritto Ello e il gattino e un paio con il coniglietto, molto carine, queste qua 3 euro, quindi pochissimo. Poi io ho visto questa, non ho capito più niente, quindi ci ha regalato anche questa, 3 mesi da mettere poi più avanti, con scritto
piccolo amore di mamma e papà in inglese. Poi queste babbuccette con i coniglietti, mia nonna quando le ha viste non ha capito più niente e quindi ce le ha prese per la piccolale. E poi quello che ci mancava, appunto, i cappellini, quindi questo con le stelline, sembrano pallini ma sono micro stelline, sono mette a fuoco, e uno semplice bianco da metterle proprio quando è nata, poi da mettere insieme poi in valigia. Quindi queste sono le news per la baby princess in arrivo. È il momento di tagliare etichetta, anche perché qua c'è un lavoratore, se vedete uno che si arrampica. E dicevo, taglio un po' di etichette perché dopo voglio fare un lavaggio tutto per Ale e per le mie ultimissime cose per la valigia, perché ho quasi ultimato. E poi, visto che me l'avete chiesto in tantissimissime, vi farò il video sulla valigia, il benedetto video sulla valigia. E boom, che carini, me la vedo già col suo cappellino. Mettiamo tutto qua. Questa anche è troppo carina, è semplice ma ad effetto, che sono le mie cose preferite, quelle semplici ma ad effetto. Anche a Ricky è piaciuta un sacco, vero amore? Il piccolo amore di mamma e papà? Sì, bellissima. Oddio, gli è piaciuto tutto in realtà, però questa fa sciogliere il cuoricino. Piccolo amore di mamma e papà, come si fa? Come si fa a dir di no? Questo qua è un po' più complicato. Facciamo così. Olè. Cosa c'è dentro? Cioè, hanno messo l'etichetta pure dentro la... Cioè, maxi etichetta con il nome, da metterci il nome e il cellulare, cioè. Ma no, io taglio tutto. Anche perché rischia di... Più che altro ci si graffia con queste etichette. Osso. Osso. E via. E poi anche questa. Quando non sentiamo Nala è un po' come quando non si sentono i bambini piccoli. Cosa staranno combinando? Ricky è andato a perlustrare il tremando, che fine ha fatto? È scomparso. Cosa stava facendo? È a cuccia che dorme. È a cuccia che dorme. Dobbiamo andare a stendere. Io e molla. Volevo solo abbassare un po'. Comunque volevo solo dirvi che abbiamo fatto due partite a solo e ho vinto tutte e due le partite. Cos'è da dire? Mettiamo in palio che chi perde stende. Va bene. E vedrete che vincerà lui. Ecco, la terza volta di qua stessa frase, ma questi sono dettagli, cose post produttive di cui non vi parlo. Diamo fuoco alle polveri, donna. Puoi parla ti a perdere. Che problemi ha? Vince, andiamo, non stendo, ma vieni. Come si sente? Amore, vai a stendere. Dai, e su. E vai a stendere, sì. E vi, dai, che e via. E vince the champion, tan 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 tan, the champion. Ho vinto. E senti se è una cucubanana, meglio io o io. Allora, sto facendo ancora una lavatrice del giorno con tutte le cosine. Faccio un lavaggio a freddo di tutte le cosine per Alessandra e le ultime cose per la mia valigia, insomma, ma anche mie. Sono tutte sul bianco e metto questo qua
è questo qua con cui mi sto trovando molto bene. Se avevo trovato una super offerta e li avevo presi, e ovviamente ipoallergenico, e lavo anche le mie cose perché appunto in ospedale ce l'avrò sempre addosso, quindi almeno evitiamo. Questo qua è buono perché è proprio cuore di talco, un buonissimo profumo, questo ammorbidente, mi piace un sacco. Ok. Ok. Allora, il lavaggio è questo qui. E allora ragazzi, adesso aspetto che finisce la lavatrice, poi stendo le cosine di Alessandra e le cosine mie da mettere in valigia, e sì, lì c'è la bottiglia d'acqua perché ho sempre sete. Adesso arriva anche l'uomo nero e noi vi salutiamo perché adesso stendo, poi ci riposiamo un pochino, ci rilassiamo, che abbiamo fatto un sacco di cose oggi. Speriamo che questo maxi vlog vi sia piaciuto. E ci vediamo. Fare linguacce vi fa. E ci vediamo prestissimo con un nuovo vlog. Video. Che cambia? È che magari il prossimo non è un vlog. Ciao a tutte. A tutti. Ciao ragazzi.